In primo piano la cronaca, sequestrato Rimini dalla Guardia di Finanza al Caffè delle Rose. Il lavoro delle Fiamme Gialle rientra nell'operazione Coffee Break, sigilli anche a Bologna e in Abruzzo. Inchiesta Erade, il Tribunale del Riesame confermi sequestri a carico degli indagati. L'udienza preliminare, al termine di un primo nulla di fatto, proseguirà dopo le elezioni. In regione investimenti di 94 milioni per 350 nuovi bus moderni ed ecocompatibili. L'assessore ai trasporti Donini ha presentato un piano di investimenti in regioni e aziende di trasporto pubblico. Nella cultura la Rimini romana si ritrova alla Visitor Center Viarum, inaugurato ieri negli spazi dell'ex chiesa di Santa Maria Nives, con una rievocazione imperiale della Legio XIII. Ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, sequestrato a Rimini dalla Guardia di Finanza il Caffè delle Rose. Il lavoro delle Fiamme Gialle rientra nell'operazione Coffee Break, sigilli anche a Bologna e in Abruzzo. Tutti quanti, particolari nel nostro primo piano di stasera. Sul Caffè delle Rose, storico locale di Marina Centro di Rimini, frequentato da Federico Fellini e Giulietta Masina, sono stati messi i sigilli della Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Coffee Break del nucleo di polizia tributaria. Sequestrati anche un bar bolognese, Piglia la Puglia, due passi da Piazza Maggiore, e lo stabilimento balneare Le Sheik di Pineto nella Teramano. Il valore degli immobili sequestrati al fine della confisca è di 2 milioni e 300 mila euro. Quattro persone sono state denunciate in concorso per il reato di fittizia e intestazione di beni. Nella mattinata i finanzieri riminesi hanno dato esecuzione all'ordinanza del GIP Vinicio Cantarini emessa in seguito all'indagine del nucleo di polizia tributaria partita nel 2014 dal controllo su uno scontrino fiscale al Caffè delle Rose. Incrociando i dati su partita IVA e intestazione delle licenze, la Guardia di Finanza ha scoperto che tutti i beni intestati ad altre persone, in alcuni casi dipendenti, erano riconducibili invece a Pasquale Granatiero, imprenditore di origine pugliese. Il vero titolare è quello che mette le mani nella cassa della gestione, ha detto il colonnello Marco Antonucci, comandante della Polizia Tributaria di Rimini. Granatiero, all'epoca in cui prese la gestione del Caffè delle Rose nel 2014, era indagato per evasione fiscale a Pescara e, secondo la Guardia di Finanza, proprio per questo motivo avrebbe usato lo stratagemma di intestare a terzi le sue altre attività, un modo per il reale proprietario di eludere le misure di prevenzione a cui poteva essere sottoposto per la successiva condanna per i reati tributari. I due caffè e lo stabilimento balneare saranno affidati ad un amministratore giudiziario e resteranno chiusi il tempo strettamente necessario per le pratiche burocratiche, poi riapriranno. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi. Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara, per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. Una serra in un appartamento per coltivare marijuana e valza. L'arresto ad un 26enne di origini ucraina aveva lampade, ventilatori, sistemi di filtraggio e ricircolo dell'aria installati all'interno di una tenda collocata nel soggiorno di un appartamento di un residence dove ieri hanno fatto irruzione gli investigatori della squadra mobile di Rimini. La perquisizione è scattata nel corso di indagini finalizzate ad individuare i canali attraverso i quali si riforniscono di stupefacente gli assuntori e gli spacciatori di Marina Centro. Gli uomini della narcotici hanno accertato che nella serra del residence c'erano 18 piante di cannabis di diverse dimensioni, accuratamente piantate in alcuni vasi di plastica aventi un peso complessivo di quasi 5 kg. Vi era tutto l'occorrente per la coltivazione del concime, fertilizzanti, ventilatori, una strumentazione idonea a creare
la temperatura ideale al suo interno e finanche dei tubi che spurgavano l'aria all'esterno della finestra nella stanza. Oltre a rinvenire due bilancini elettronici di precisione utili per la pesatura dello stupefacente, la squadra mobile riminese ha trovato anche una busta con circa 600 grammi di foglie di marijuana già essiccata, pronta evidentemente per essere commercializzata. Il 26enne è stato arrestato per coltivazione di cannabis e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Ancora la cronaca, una tragedia stradale stamane nel Cesenate, a San Giorgio, un cicloamatore di 82 anni, Romano Ceccaroni, ha perso la vita investito da un'auto lungo via Montaletto. La dinamica al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale della città malatestiana che hanno proceduto ai rilievi di legge. Al volante dell'autovettura, una Lancia Musa, si trovava una signora di Cesena che viaggiava in direzione Mare Monte. A seguito dell'impatto l'anziano è sbalzato dalla bici rovinando sull'asfalto e perdendo subito conoscenza. L'allarme alla sala operativa del 118 è arrivato verso le 7.45, tempestivo l'intervento da parte degli operatori di Romagna Soccorso, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne l'avvenuto decesso. L'uomo lascia la moglie ed un figlio. Voltiamo decisamente pagina, parliamo dell'inchiesta Eradria. Il Tribunale del Riesame conferma infatti i sequestri a carico degli indagati. L'udienza preliminare al termine di un primo nulla di fatto proseguirà dopo le elezioni. Il servizio è firmato dal collega Alessio Bertini. Confermati i sequestri per gli ex vertici societari di Eradria e alcuni amministratori pubblici e la decisione del Tribunale del Riesame di Rimini in merito al fallimento dell'ex società di gestione dell'aeroporto Federico Fellini, che ha riconfermato il provvedimento del marzo del 2015 che allora ridimensionò le misure originarie di sequestro nei confronti di 8 indagati. Secondo la Procura di Rimini, che ha anche chiesto il rinvio a giudizio per gli indagati, i sequestri erano basati sull'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla truffa delle erogazioni pubbliche. Il provvedimento del Tribunale di Rimini è finito in capo a riesame dopo la decisione della Cassazione. I supremi giudici avevano rigettato il ricorso della Procura riminese a seguito dei dissequestri per difetto di motivazione. Ora però potrebbero essere le difese degli imputati, come paventato da qualche legale, a fare ricorso una volta esaminata la motivazione, non ancora depositata, della nuova ordinanza del Tribunale. Ad essere indagati quindi colpiti da sequestro di 83.000 euro a testa, l'attuale sindaco di Rimini e il suo predecessore, gli ex presidenti della provincia Stefano Vitali e Ferdinando Fabri, il presidente della Fiera Lorenzo Cagnoni, l'ex presidente della Camera di Commercio Manlio Maggiori, l'ex presidente di Aeradria Massimo Masini, il suo vice Massimo Vannucci e Alessandro Giorgetti, ex numero uno di AIR. E adesso parliamo della piadina romagnola, perché arriva dalla Tribunale delle Imprese la prima pronuncia favorevole al Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, denominazione tutela IGP, il cui utilizzo è riservato a operatori romagnoli che seguono il disciplinare. Nell'ottobre del 2012 una società marchigiana ha richiesto la registrazione del marchio Riccione Passione Piada per piadine prodotte nelle Marche. A luglio 2013 Riccione SRL, produttore di piadine romagnole GP aderente al consorzio, ha impugnato la registrazione in quanto ingannevole per il pubblico. Il Tribunale di Ancona, sezione impresa, ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni ed ha dichiarato la nullità del marchio marchigiano per Elio Simoni, presidente del consorzio. La sentenza è importante perché stabilisce che l'uso e la registrazione di marchi che evochino o si ispirano ad una denominazione protetta, agganciandosi impropriamente al prestigio e alla reputazione, non è consentito e deve essere dunque sanzionato. Andiamo in regione adesso con la nostra informazione. A Bologna, l'assessore ai trasporti dell'Emilia Romagna Raffaele Donini infatti ha presentato un piano investimenti regione aziende di trasporto pubblico, dunque TIPER, SETA, TEP, START Romagna, di 94 milioni di euro per 350 nuovi bus moderni ed ecocompatibili. Sentiamo dunque di cosa si tratta nelle parole dello stesso assessore Raffaele Donini.
Prosegue questa nostra azione di riqualificazione del trasporto pubblico locale. Dopo gli interventi, gli investimenti sul ferro, arriva oggi un importantissimo rinnovo del materiale rotabile su gomma. Presentiamo oggi un investimento da oltre 45 milioni di euro, metà dei quali dati alla Regione Emilia-Romagna dal Ministero e metà messi dalle nostre aziende di trasporto pubblico, che potrebbero portare da qui al 2017 oltre 200 mezzi nuovi. E poi ovviamente abbiamo anche i fondi europei, che nel 2018 porteranno altri 70 mezzi nuovi, quindi un parco autobus che sarà più giovane, più moderno, più confortevole e rinnovato per oltre il 10% della flotta. Manifestazione stamani a Ravenna davanti alla sede di Confindustria dei metalmeccanici per ottenere il rinnovo del contratto, visto che la trattativa con Federmeccanica ha subito una secca battuta d'arresto nello scorso marzo. La proposta di Federmeccanica mira ad introdurre un salario di garanzia. Si tratta di una proposta dirompente in maniera negativa per i lavoratori, che bloccherebbe qualsiasi aumento contrattuale per i prossimi 10-15 anni, dicono FIM, FIOM e WILM, dunque le rappresentanze sindacali. È un'operazione furbesca che nasconde tante insidie, non riconosce al 95% dei lavoratori alcun aumento, rendendo così inutile e residuale il contratto nazionale. È stato inoltre osservato un minuto di silenzio sempre a Ravenna per Nunzio Pizzardi, morto martedì pomeriggio in un tragico incidente sul lavoro alla CFS Camlin, ex Beauregard di via Baiona. Adesso gli aggiornamenti dalla redazione. Mi collego con Gianluigi Lucarelli. Buonasera Gianluigi. Sì, grazie Marcello. Le altre notizie dalla redazione. Il comune di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, è stato sciolto dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni mafiose. Ad annunciarlo la Lega Nord in Regione Emilia-Romagna, secondo cui lo scioglimento per mafia è una vittoria della Lega Nord, che da anni sta conducendo una battaglia per la legalità. Oraria pulita a Brescello, siamo pronti a collaborare con il commissario, come già fatto con la commissione prefettizia, ha scritto l'attivista antimafia del Carroccio Katia Silva, consigliera appunto del comune di Brescello. E ancora, il commissariamento prosegue la nota e il riconoscimento di oltre 10 anni di lavoro svolto dalla Lega Nord, che per prima fiutò il rischio di infiltrazioni e denunciò, scrive, i casi. Ricordo che fin dal 1999 venne l'europarlamentare Mario Borghezio per denunciare le infiltrazioni andranghettiste nel comune. Cambiamo argomento, dall'Emilia ci spostiamo in Romagna, precisamente a Forlì. Ancora taccheggi nel centro commerciale Punta di Ferro, nella rete dei carabinieri della stazione di Ronco. Sono finiti un 62enne italiano ed un 24enne romeno, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Con l'accusa di furto aggravato e continuato e ricettazione, i due sono stati bloccati dagli uomini dell'arma. Questo è avvenuto all'uscita del centro commerciale dopo essere stati notati a girarsi con fare sospetto all'interno dell'Unieuro. Addosso avevano alcuni prodotti elettronici ed informatici in vendita, prodotti per telefonia, alimentatori e tablet, già privati dei sistemi di antitaccheggio e confezioni. All'interno dell'auto del 62enne parcheggiata nell'area esterna antistante è stata trovata altra refurtiva rubata, in più tornate nel corso della mattinata, come riporta poi anche il quotidiano online Rimini Today. Gli articoli, per un valore complessivo di circa 800 euro, sono stati recuperati e restituiti. Bene, io mi fermo qui, non c'è altro, e ti restituisco la linea a te. Grazie al collega della redazione Gianluigi Uccarelli per gli aggiornamenti. Adesso, lo avete visto dai nostri titoli, ci occupiamo anche di cultura, perché la Rimini romana si ritrova a Visitor Center Viarum. È stato infatti inaugurato ieri nei locali dell'ex chiesa di Santa Maria ad Anives, chiesa sconsacrata nella quale hanno trovato per diversi anni spazio gli uffici della provincia di Rimini, dicevo inaugurato con una rievocazione imperiale della Legio 13. Sentiamo.
Dopo 2000 anni si rivedono i romani a Rimini in marcia nel centro della città. Turisti e curiosi hanno assistito martedì pomeriggio alla rievocazione storica organizzata dalla 13ª Legio, che ha riproposto la celebre Arringa di Cesare. Da piazza Tre Martiri il corteo è risalito fino al Corso d'Augusto davanti all'ex palazzo della provincia, dove è stato inaugurato il Visitor Center della Rimini Romana. Collocato nella chiesa sconsacrata di Santa Maria Nives fino al 2015, sede del Consiglio Provinciale. Il Visitor Center ospiterà un percorso multimediale per conoscere, condividere e interagire con il patrimonio culturale della Rimini Romana. Qui spalanchiamo le porte di una sede che era la sede del Consiglio Provinciale, di una chiesa antica del 1300, bellissima, la vedete nei suoi grandi spazi. Sarà anche un Visitor Center che non solo parla ovviamente di Rimini, ma parla delle nostre terre. Le nostre terre meravigliose che sono lungo la costa, che arrivano da Bellaria a Misano, che guardano al nostro entroterra. Oggi Rimini acquisisce una maggior consapevolezza per andare con solidità nel futuro di cambiamento. Chi verrà all'interno di questo Visitor Center troverà appunto un bagaglio informativo. La capitale del turismo balneare è oggi, grazie alla profonda capacità di cambiamento, alla progettualità, all'innovazione che questa città sta mettendo in campo sul fronte della riqualificazione turistica, si candida a diventare non solo la capitale del turismo balneare, ma la capitale del turismo delle emozioni e delle passioni, del turismo delle esperienze. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata, Tullio Del Sette, ha visitato stamani il comando provinciale Carabinieri di Rimini, accompagnato dal comandante della Legione Emilia-Romagna, generale di divisione Adolfo Fischione. L'alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante provinciale di Rimini, il colonnello Mario Conio, intrattenendosi con tutti i carabinieri in servizio alla sede del reparto operativo delle compagnie di Rimini, Riccione e Nova Feltria. Con il generale Del Sette si è intrattenuto analizzando le problematiche relative alla realtà e dalle peculiarità del territorio, che a breve sarà connotato da una forte presenza turistica, ma che nell'arco di tutto l'anno rappresenta un impegno costante e diversificato per i militari dell'Arma in servizio nella provincia romagnola. Adesso parliamo di Anescao, perché c'è un importante in questi giorni convegno, seminario di approfondimento a Rimini. Un corso d'aggiornamento per dirigenti nazionali. Anescao, il sodalizio che raggruppa centri sociali, comitati degli anziani e orti, si è ritrovata a Rimini per misurarsi su cosa significa essere associazione, un momento di dialogo e di confronto. Questo per noi è importantissimo, perché uno dei punti fondamentali che regge la nostra associazione è i corsi di formazione. Corsi di formazione per i nostri dirigenti, quali a livello di territorio nazionale parliamo di 1000 e quasi 400 centri con 380.000 iscritti. Quindi parliamo di una diffusione a livello nazionale che va dal Trentino fino alla Sicilia. È chiaro che in questa situazione è indispensabile che venga dato, come per dire, voglio dire, un indirizzo generale su come questa associazione si deve muovere sul territorio nei confronti dei cittadini, delle amministrazioni locali, eccetera, eccetera. Questi corsi servono appunto per dare questo indirizzo generale. Lo abbiamo fatto qua a Rimini. In ottobre terremo la nostra Assemblea Nazionale a San Marino, contiamo quindi di ritrovarci nel prossimo futuro e di continuare questo nostro lavoro indirizzato verso la socialità, la solidarietà e un prossimo ruolo nel futuro degli anziani, ma non solo, perché il nostro desiderio sarebbe di arrivare a un certo punto della nostra vita sociale ad allargare i nostri centri alle famiglie, ai bambini, alla cittadinanza in genere, perché questo è il ruolo che ci siamo dati e che vogliamo mantenere. E
E adesso lo sport, il calcio femminile, il sorriso sulle labbra delle giocatrici della Rimini femminile che ha battuto al Romeo Neri, un match peraltro molto vissuto e molto tirato, ha battuto per 1-0 la formazione del Mirandola, un successo importante perché allunga ulteriormente la striscia positiva delle ragazze allenate da Zenolisi. Sentiamo Daniele Emanuelli. 5 partite di fila neri e 5 vittorie. Un andamento interno che la dice lunga sul rendimento delle biancorosse di Lisi, che strappano l'ennesimo successo ai danni di una Folgore Mirandola grazie al gol arrivato al minuto 65 da Fiumana. Gli ospiti si sono presentati in Romagna addirittura in 10. Era impensabile portare via dei punti dallo stadio Romeo Neri, anche se il sogno è stato cullato per più di un tempo. Poi la rete di Fiumana e l'espulsione di Vertuani hanno ridotto all'osso le speranze delle emiliane, che hanno badato più a coprirsi che ad attaccare. Tra le biancorosse di casa si segnala il debutto di Lampredi ed è proprio quest'ultimo, a 12esimo, ad avere la palla per sbloccare il match, ma tu per tu con Bianchi manca di freddezza con l'estremo ospite che si rifugia in corner. Proteste locali poco dopo per un atterramento di Pinca ai danni di Fiumana, l'arbitro sorvola, mentre al 21esimo è il capitano Morelli a tentare la via del gol, ma senza fortuna. Nella ripresa il Rimini rischia il capitombolo quando Moio, davanti a Bellucci a quarto minuto, si lascia ipnotizzare la conclusione da quest'ultima. Al 65esimo, dopo il gol di Fiumana, Morelli e compagne potrebbero siglare il raddoppio, ma questa volta Cerioni divora l'assist di Fiumana. Nel finale festa e salute ai tifosi presenti. Domenica, ultima battaglia in casa del Real Maranello. Parliamo adesso di appuntamenti. Come ogni mercoledì torna infatti stasera Dica 33, format settimanale della rete dedicato alla medicina e alla salute. Si comincia alle 20.30. Stasera ci occuperemo di fibrosi cistica con la presenza in studio di Alberto Bastianelli, presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica, la dottoressa Fiorella Battistini, responsabile del Centro Regionale Fibrosi Cistica di Cesena, e il dottor Fabio Bruscoli, coordinatore locale trapianti dell'AUSL sede di Rimini. Dica 33 torna domani sera in replica come ogni giovedì a partire dalle 22. Io mi fermo qua, non c'è altro. Con la nostra informazione, pochi secondi solo per ricordarvi tutti quanti i servizi trasmessi anche all'interno di questa edizione regionale sono online sul portale ufficiale della rete telemini.it. Potete seguirci in diretta streaming 24 ore su 24, tutte le produzioni alla rete, tutte quante edizione regionale all'indirizzo telemini.it. grazie per averci seguito, l'augurio di un buon proseguimento in compagnia delle nostre trasmissioni e l'appuntamento naturalmente per la prossima edizione telegiornale. Arrivederci.